Una scelta condivisa con Confcommercio per lanciare un messaggio forte. Non solo ideale vicinanza alle aree colpite dal sisma, ma volontà reale di valorizzare turisticamente e quindi economicamente quelle aree, perché le bellezze di quei territori vanno conosciute e ammirate come meritano. Così l'assessore al turismo e alla cultura della Regione Marche, Moreno Pieroni, ha motivato in conferenza stampa la scelta di sostenere Marche Express 2, la seconda edizione del progetto di turismo esperienziale organizzato da Confcommercio Marche, che quest'anno è interamente dedicato ai luoghi del sisma. In questa seconda edizione è ancora più, diciamo, affascinante, ma allo stesso tempo determinante e importante rispetto alla prima, perché è un'edizione che toccherà solo e soltanto le aree del cratere. È una scelta forte, è una scelta fondamentale, condivisa tra l'Associazione e la Regione Marche, perché proprio per dare quel grande messaggio che come turismo e come cultura e come paesaggistica e enogastronomia vogliamo essere vicini e rilanciare sempre più quelle realtà. Le riteniamo fondamentali per il sistema dell'accoglienza turistica e quindi questa seconda edizione vuole essere veramente un segnale di vicinanza. È vero, nel cratere ci sono tante altre problematiche, tante altre situazioni, ma noi riteniamo che comunque il turismo sempre più in quei territori sarà un volano per far crescere l'economia e creare occupazione, soprattutto occupazione giovanile. Noi lo stiamo dicendo da un pochettino di tempo, quindi verranno utilizzate risorse importanti, quindi anche risorse europee, perché vogliamo veramente dare quel messaggio di grande vicinanza allo stesso Presidente Ceriscioli e quindi questa operazione, questa sinergia tra Confcommercio e Regione Marche vuole essere veramente una sinergia a disposizione delle attività turistico-ricettive del cratere, del commercio e di tutte le altre realtà che compongono questi nostri territori. Saranno toccate tutte le province. Il direttore di Confcommercio, Massimiliano Polacco, ha spiegato l'obiettivo dell'iniziativa. L'obiettivo è sicuramente il rilancio della nostra regione dal punto di vista turistico, ma soprattutto delle località che sono state colpite, ma sono bellissime e stanno riscuotendo già, stanno riprendendo quota. Dobbiamo aiutarli, dobbiamo spingerli perché molti imprenditori stanno reinvestendo quei territori e c'è la voglia di far ripartire tutta quella zona che veramente forse è una delle zone più belle della nostra regione. La Digital PR Ilaria Barbotti con la sua agenzia segue questo progetto e ci ha spiegato come è articolato. Questo progetto si articola in 5 tappe, appunto nella zona del sisma, e ad ogni tappa ci sarà un blogger di fuori regione che verrà accompagnato da marchigiani del territorio. Quindi in ogni tappa il marchigiano influencer del territorio accompagnerà il blogger in alcune zone particolari della nostra regione a fargli scoprire le nostre bellezze, le nostre tipicità. I 5 ragazzi, i 5 blogger sono in realtà 4 ragazze e un ragazzo, sono dei blogger, degli influencer molto seguiti che vengono per la maggior parte dal nord Italia, che è anche un po' il nostro target turistico, e sono persone che nel tempo si sono distinte perché hanno fondato delle community o comunque hanno una loro community molto forte che li segue, sia a livello food che travel, che anche delle persone molto creative che racconteranno con dei video molto particolari questo progetto.